sono appunto l'avvocato Anna Brambilla dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione. Quando siamo arrivati a Como, il nostro sguardo è stato uno sguardo da legami. Quindi è stato uno sguardo finalizzato a capire quali violazioni erano state commesse, vengono tuttora commesse lungo il confine tra la Svizzera e l'Italia, ma anche quali violazioni sono state compiute dall'Italia sin dal momento dello sbarco delle persone in Italia. Aggiungo un'altra considerazione più in termini generali rispetto al nostro sguardo, che è uno sguardo molto critico sull'assetto normativo attuale del sistema di asilo europeo. Siamo consapevoli del fatto che le persone, ragione dell'applicazione del regolamento Dublino, non possono chiedere asilo nel paese in cui vorrebbero appunto chiedere asilo, ma esistono dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente, ma siamo anche consapevoli che invece esistono dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente che riguardano i minori e che riguardano le persone con familiari in altri paesi che di fatto non vengono adeguatamente e poi lo vedremo, così come siamo consapevoli del fatto che la lunghezza spesso di queste procedure e le difficoltà di accesso rende ancora più difficile per le persone scegliere, diciamo, i canali regolari. Che cosa abbiamo visto quando siamo arrivati a Roma? Alcune cose le ha già dette Lisa, non soffermerò nella parte di impatto su alcune questioni molto rilevanti, innanzitutto il numero di minori stranieri non accompagnati, quindi non solo minori con famiglie, ma un elevato numero di minori stranieri, anche donne, e questo ci ha colpito molto. Siamo riusciti a capire diciamo, sia il numero di riammissioni di minori effettuate in un arco temporale che va dal 14 luglio al 23 agosto e anche come avvengono queste riammissioni. Dal 14 luglio al 23 agosto il numero totale di riammissioni di minori stranieri non accompagnati, cioè persone dichiarate minori, effettuato dalla Svizzera all'Italia è stato un totale di 602. Questo numero però non è un numero, diciamo, pulito, tra virgolette, nel senso che alcune persone sono state riammesse due o più volte. E quindi il numero pulito che dobbiamo tenere in considerazione è 454 minori non accompagnati riammessi dal 14 luglio al 26 e dal 23 di agosto dalla Svizzera verso l'Italia. Queste riammissioni sono avvenute in forma semplificata, non sulla base delle convenzioni internazionali, no? Della convenzione di Schengen o del regolamento Dublino, ma dell'accordo bilaterale di riammissione stipulato tra l'Italia e la Svizzera nel 1998, che non fa alcuna differenza tra la situazione dei minori e quella degli adulti. E i minori, a differenza degli adulti, all'inizio è stato consegnato per ciascun minore il modulo che è previsto dall'accordo bilaterale per la riammissione semplificata e quindi è stato possibile tracciare, come vi dicevo, queste riammissioni. Sono stati fatti dei verbali di affidamento a strutture che però non sono strutture per minori, mentre per gli adulti tutto questo non è avvenuto. Quindi la prima grande criticità rispetto appunto ai fatti è stata la presenza di minori e poi appunto di persone che dicevano di essere arrivate in Italia, di non avere avuto nessun tipo di informazione allo sbarco e soprattutto molte di essere state costrette con l'uso della forza all'identificazione e a rendere le proprie impronte digitali. Abbiamo anche potuto rilevare che molte persone dopo la riammissione da parte delle autorità svizzere alla polizia italiana, senza un criterio valente, perché già più volte identificate spesso, venivano caricate, vengono caricate su pullman privati,
portati al sud, molti nello spot di Taranto. Per i non addetti ai lavori, lo spot è un centro di identificazione, cioè non è un centro di accoglienza, ha la funzione di identificare le persone, quindi non si capisce perché portare in centro persone che sono già state identificate in un centro. Dopo questo primo sguardo, abbiamo cercato di analizzare la casistica rilevata da Lisa, ma anche diciamo, dalle testimonianze che siamo riusciti a raccogliere, quali sono state le principali violazioni della normativa internazionale, dell'Unione Europea e delle rispettive normative nazionali, sia da parte italiana, voglio chiarirlo, che da parte svizzera. Io adesso non potrò entrare nel dettaglio di ciascuna di queste violazioni, noi abbiamo preparato un rapporto, quindi se volete approfondire le violazioni sono analizzate nel rapporto, ma cercherò di soffermarmi su alcune. Anzitutto il diritto di informazione, vi dicevo, il diritto di informazione sia allo sbarco che in frontiera. Nessuna informazione, voi tenete presente, come ho detto Lisa prima, che molte delle persone presenti sono di nazionalità eritrea, quindi secondo la decisione relativa alla relocation e all'attuale assetto della procedura di relocation, sono persone ammissibili alle procedure di relocation. Eppure, nessuna ha avuto una corretta e piena informazione, né al sbarco né in fasi successive, della possibilità di accedere ai programmi di relocation, o addirittura in alcuni casi ci è stato detto che hanno espresso la volontà di fare accesso a queste procedure, ma poi non hanno avuto l'assistenza adeguata. Diritto ad un rimborso effettivo. Vi ho spiegato prima che in frontiera queste riammissioni avvengono in forma semplificata, cioè con una comunicazione orale tra la polizia svizzera, la polizia italiana o eventualmente con la compilazione di fogli che poi non vengono consegnati alla persona. Quindi l'interessato non è messo nella condizione né di capire esattamente cosa gli sta succedendo, né di farlo capire eventualmente a un avvocato, né di aprire a un'autorità giudiziaria. Questa violazione, questa prassi, scusate, avviene in violazione dell'articolo 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ma anche, per esempio, di altre convenzioni, perché io ho fatto riferimento prima al numero dei minori riammessi, non sui minori perché ad esempio sono più lampante, riammessi in un arco temporale brevissimo, un pochino, poco più di un mese, 454 minori, 600 riammissioni. È chiaro che si tratta di riammissioni collettive, di respingimenti collettivi, vietati dalla Carta Europea dei Diritti Fondamentali e da un protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che non è stato firmato dalla Svizzera, ma ripeto, siccome la Carta Europea dei Diritti Fondamentali chiede respingimenti collettivi, comunque questa è una violazione che può essere riconosciuta anche in capo alla Svizzera. Da parte svizzera ovviamente ci dicono e ci ricordano giustamente che se tanti minori arrivano al confine vuol dire che molte violazioni rispetto a questi minori sono commesse anche in Italia, questo ovviamente lo abbiamo più volte denunciato, non passa giorno che la nostra associazione non denuncia quanto accade in Italia rispetto soprattutto all'accoglienza dei minori, alla lunghezza delle procedure di apertura della tutela, quindi questo lo riconosciamo. Come riconosciamo che sia stato appunto, siano state violate delle disposizioni della normativa interna, però è da chiarire una cosa. Io prima e poi vi ho citato l'accordo bilaterale di riammissione tra l'Italia e la Svizzera. A monte noi sosteniamo che questo accordo non può trovare applicazione, quindi non solo ci sono delle violazioni rispetto all'accordo, ma non può trovare applicazione nel momento in cui una persona manifesta
la volontà di chiedere protezione internazionale. E attenzione, la manifestazione di volontà non prevede una forma precisa, può essere orale, può essere in forma scritta, addirittura il manuale delle guardie di frontiera, quello che era stato prodotto dopo il primo codice Schengen, chiarisce che in qualsiasi modo una persona può chiedere volontà, può manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale. Nel momento in cui io sono richiedente asilo, non rientro, diciamo, nell'accordo, ma dovrei rientrare nel regolamento Dublino, soprattutto se sono un minore. Per i minori, attenzione, non vale il criterio del primo paese di attraversamento irregolare della frontiera o del primo paese di identificazione. Il minore può presentare la richiesta d'asilo del minore, può essere esaminata nel paese in cui la persona ha chiesto, ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale. Quindi le violazioni appunto sono numerose e comprendono anche appunto la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, soprattutto per quanto riguarda appunto l'informazione, l'accoglienza e la tutela. Speriamo quindi che queste nostre azioni di denuncia delle violazioni che vengono effettuate sia in Italia che in Svizzera, così in realtà come su altri confini, Ventimiglia, ma anche il confine del Brennero. Al Brennero non c'è questa situazione perché ci sono le pattuglie trilaterali, polizie italiane, tedesche e austriache, che fanno scendere le persone dai treni già da Verona. Cosa speriamo? Speriamo che le procedure di relocation di ricongiungimento familiare attraverso il regolamento Dublino ad oggi possibili siano effettuati in modo corretto, in modo più rapido da tutti i paesi. Chiediamo che venga garantito il diritto di informazione allo sbarco in frontiera con la presenza di interpreti, perché tutti ci hanno detto che non ci sono interpreti né allo sbarco né in frontiera, che mi fanno capire che io voglio chiedere asilo, non c'è un interprete. E soprattutto ci auguriamo e speriamo che venga superato l'attuale assetto normativo, soprattutto, faccio solo un esempio, nel senso di comprendere tra i familiari rilevanti ai fini del ricongiungimento familiare anche per gli adulti, non solo il coniuge o i figli minori, ma anche altri familiari, il fratello, la sorella, familiari prossimi, perché è chiaro che chi fugge da un paese, è vero che ha l'obiettivo di arrivare in un paese che gli garantisce protezione, ma certo sceglierà sempre un paese in cui ha qualcuno che lo accoglie, ha un familiare, ha un connazionale, ha un amico, lo faremo probabilmente tutti. Grazie.